Buono, buono, calma, non riprendere, Tino, non riprendere, calma. Se vuoi parlare, sì. Tutti che scappano, vedi l'amico rosso, tutti che scappano e se ne vanno via. Tino, siamo in Piazza Moro e ti devo rivelare un segreto, Lo vedi il tabacchi che sta lì, ricevitoria numero 3? La T di tabacchi. Allora, quel tabacchi era di dei miei. A chi? Che permesso di che cosa? Togliti. Fuori dalle palle, fuori, via. Bestia, fuori, via. Animale, beh, via, dai. Fuori. Calmo. Allora, dicevamo. Vai via. Oh. Zabbi, chi te l'ha chiesto? Che cazzo calma, fai tu? Calma, togliti, resta là, non ti riprende. Perché non ti vai a ubriacare a casa tua? Non nel paese tuo, proprio a casa tua devi andarti a ubriacare. Non nel paese tuo, a casa tua devi andarti a ubriacare, non qua. E devi rompere le palle da un'altra parte, non qua. Ok, non qua, ok, perfetto. Buono, buono, calma. Non riprendere, Tino, calma. Calma. No, assolutamente no. È perché era un po' barcollante. Barcolla ma non molla l'amico. Allora Tino, succede, ti stavo dicendo il segreto. Mi hai interrotto mentre ti dicevo il segreto. Era dei miei zii. Zia Maria e di zio Guido. Zia Maria, sorella di mio padre. Poi a un certo punto l'attività è stata ceduta e io solidarizzo con il nostro amico, perché ai tempi di mia zia e mio zio Non era assolutamente così. Cornuto, sento cornuto. A chi è cornuto? Ah, lui sai chi è, Tino? È l'operatore scolastico, il collaboratore scolastico che viene qui a ubriacarsi e che in realtà poi lavora a scuola. Questa è l'Italia, siamo in un paese veramente molto strano. Non è più come era all'epoca. E quindi solidarizziamo col nostro amico commerciante che purtroppo ogni giorno deve fare i conti con ciò che accade in questa zona, una delle più terribili di tutta Piazza Moro. Piazza Moro è molto grande e fa cagare in generale, ma questa zona qui è una delle più terribili perché insistono diversi, lo sappiamo per esperienza personale, diversi ubriachi e tossicodipendenti che molte volte danno fastidio, come è successo oggi. Una mega rissa, sono state coinvolte circa una dozzina di persone, uno di loro è stato soccorso con un braccio spezzato ed è stato portato in ospedale, l'altro è intontito lì con la polizia, pare gli sia stata rotta una bottiglia in testa. Ora, queste sono le priorità che dovrebbe sistemare la nuova amministrazione e questo magari facciamo, nominiamo proprio, vedi, chi si accampa qui, assessore alla bellezza. Vogliono fare l'assessorata alla bellezza, come dicono a Bergamo, le corne catene, l'assessorato, guarda, l'assessorato alla bellezza vogliono fare. Sono veramente fuori da ogni logica, perché prima bisognerebbe riportare a una condizione di normalità questa città e dopo magari facciamo l'assessorato alla bellezza, a meno che prima facciamo la bellezza, a meno che non diamo i manganelli all'assessore alla bellezza che viene qui e viene a riportare il bello in questa zona che è un merdaio senza precedenti. Dovrebbe fare e di nuovo qua stai, di nuovo qua, te ne devi andare, che cosa vuoi? Vai via. Facci lavorare, tu lavora, fai il tuo, facci lavorare, stai dietro. Ancora. Perché poi alla fine la perdi la pazienza se frequenti questi ambienti e devi fare attenzione a non comprometterti, perché dal diaframma sale tutta una situazione di frustrazione per gli anni e gli anni che abbiamo passato in questo luogo senza avere alcuna risposta da parte di una qualunque sia istituzione, men che meno quella comunale, e dunque si è, per un pochino così, si è registrato il peggio ancora una volta, ma tanto, Tino, se muore qualcuno anche qui nel pomeriggio di una giornata qualunque, in mezzo a tanti turisti,
a chi gliene fotte, Tino, a chi gliene può fottere qualcosa? A nessuno, mentre lui continua a parcheggiare abusivamente. E sputa, Tino, cioè, ma cosa hai, dei lama come parenti? La situazione è sempre molto tesa e devi avere una quantità di attributi particolare per poter stare in mezzo a questa situazione, mentre la gente cammina normale, non sa che cosa, di nuovo, ma stai in la cap, mi stai gonfiando la testa, mio caro. Che altro puoi dire? Che altro puoi dire, Tino? Puoi dire qualcosa tu? Posso? Lo so, vuoi dire qualcosa? Si apre la boccuccia. No, 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 no. Allora, per piacere, mi stai buono. Bocca. Esprimiamogli la nostra solidarietà. Volevamo solo esprimere la nostra solidarietà nei tuoi confronti. Come fai a resistere? Come fai a resistere? Io non lo so. Non ho più la pallida idea. Non hai più la pallida idea. Tu stai sempre dentro, cioè se io ti dovessi chiedere, questo è il paradosso, se io ti dovessi chiedere che cosa è successo, tu non lo sapresti, è giusto? Non lo so. Non lo sai. Perché è dalla mattina alla sera, lite. Bottigliate, mazzate, nel senso le mazze, di tutto succede. Stamattina mi sono visto entrare, mi hanno lanciato un maglione qui sotto. Beh? Non so chi è stato, all'improvviso. Così. Credo che sia stato sempre quello là. L'ubriaco che stava dando di matto in questo. È da stamattina che sta dando di matto. Stava tutti i giorni. Ah, tutti i giorni. E se lo sono portati pure un paio di volte, ma poi sta qua nuovamente, torna. Comunque vogliono fare l'assessorato alla bellezza, Lo so che te la ridi, fa ridere, lo so, fa molto sorridere. Però la bellezza di un certo tipo di città, poi qua non viene mai, cioè non viene nessuno a vedere se è bello o non è bello qua, vero? Chi deve venire? Magari nuovo assessore alla bellezza. Che ne sai, Che ne sai? Vuoi fare tu l'assessore alla bellezza? Dopo tanta merda che hai visto, vedi la bellezza. E che bellezza sta qua? Che bellezza sta qua? Ma no, qua lascia perdere qua. Io intendo la bellezza del lungomare, la bellezza del centro storico. Questa zona la puoi lasciar perdere. Ora sì. Capito? Mi raccomando. Questa è ormai diventata la latrina della città di Bari. Hai ragione, non ti posso dare torto. Io come faccio a darti torto? Non tornavamo da un bel po' di tempo e oggi siamo stati richiamati da ciò che è accaduto, botte da orbi, è vero? Che è successo? Eccolo, Tino, la domanda è questa. Che è successo? Che è successo? È successo che se ne sono date una quindicina di persone, uno col braccio rotto, l'altro con la bottigliata in testa, fuci da dove, scappa da là, uno in ospedale, l'altro sta là fermato dalla polizia, lo porteranno magari da qualche parte, poi ritornerà di nuovo qui. Ma qua sono sempre. Lo so. Giorno e notte. E quindi tu che ogni tanto ci passi. Io ogni giorno ci passo. E cosa vedi? Lo schifo. Mattina, pomeriggio, sera. Notte. Anche no. Perché poi dicono che io sono matto e mi invento le cose. È vero. Poi è bello vederti dal vivo. Grazie. Bello. Anche per il lavoro che fai. Non esageriamo, bello. Vabbè, bello. Non per la bellezza, no, bello perché bello condivide un momento. Esatto, poi il lavoro che fai è. Insomma, hai tanta pazienza. Dammi una bacio. La bellezza, questa è la bellezza. La bellezza della condivisione. Cos'è bello? Va bene. Anche grazie. Il giovanotto che lavora dietro. Grazie, giovanotto, lavora. Io avrei detto Giovanni, ma lavora proprio. L'ho picchiato quello, mi picchi. Ha fatto la solita cosa, quello barricato là dentro, la signora che se no, ma non c'è mani! Cioè proprio così. Io quando sono passato, visto la polizia, ma qualche cosa è successo. Però. Ed è successo quello che ti abbiamo detto, vedi, serviamo a poi qualcosa. Tu sei sempre qua. Guarda, non stavo qui da un po' di tempo. Qua. Sono stato richiamato dall'eco di queste gesta nuove. Nuove. Buon lavoro. Arrivederci. A chi lavora, A chi lavora. Vedi i turistici che passano. Passano là i turistici. Va bene. Vuoi dire qualcosa? No. Non vuoi dire. No, no. Dico, ma che fai? Ma che fai il parcheggiatore abusivo? No, io ti lascio tranquillo, non ti preoccupare. Ma dico, ma tu fai il parcheggiatore qua. Mi avrei mandato a fanculo almeno 7 volte. Basta. E basta. Stai zitto. Vaffanculo, stai zitto, ok? E devi stare zitto! Grazie.
Cioè, no, non era a te, pensavi che fosse a te. No, no, mi sfogavo perché mi ha detto, ma fa culo, stai zitto. Adesso e qui devi stare zitto. Lo so, hanno fatto e portato via con l'ambulanza, braccio rotto. Vaffanculo, stai zitto, eh. Oh, e non ti voglio sentire parlare. No, no, ok. Che devi dire, poverino? Me, vuoi dire, dillo, dai. Vaffanculo te lo dico lo stesso, però di qualcosa, dai. Cosa la vuole sapere? No, dico, sei passato di qua, che bella situazione. Non lo so, l'ho vista arrabbiata. Mia... Io, no, l'ho visto un quello po'... è il livore giornalistico per qualcosa che tu denunci da una vita e non viene risolto mai. Cioè? Allora ti senti un po' frustrato. Le risse, lo spaccio, il consumo, l'ubriachezza, le molestie che ci sono. No, no, li seguo i video. Capito? Sì, ma non succede mai niente. Non succede assolutamente mai niente. E quindi volevamo condividere con te. Siccome mi è stato detto, vaffanculo, stai zitto. Io per frustrazione lo dico al primo passante. Avevo detto a lui, io lo dico al primo... ricambio. No, l'ho detto al primo che capita e sei capitato tu, perdonami. Va bene, ascolto senza riprendere, di. Si può fare qualcosa, devi chiedere la richiesta. Posso parlare con te? Posso fare foto? Non ho capito. Tu non hai fatto richiesta, che cazzo fai tu? Ma tu mi chi hai... sei tu? Prima... Tu hai chiesto... No, dimmi prima, posso, prima posso. Di dare... Arre... Dimmi prima, posso. Stai calmo. Ma fa culo. Ti sei messo tu dietro. Ma calmo, calma. Calma, allontanati di qua. Chiedimi. La gente deve poter usare gli strumenti pubblici, non deve chiedere a te. Chiedimi. Ma cosa devo chiedere? Cosa devo chiedere? Prego signora, venga. Che tristezza, eh? Che tristezza, inaudita. Calcolando che inizialmente non stavamo neanche... Ma proprio... Capito? Bestia, animali, maiali, tu maiali. Quanto riesci a bere per sputare tutta quella roba lì? Quanto bevi? Fammi conoscere da quale lama sei uscito, fammi capire. Welcome to Bari, where are you from? Poland. No. Welcome to Bari, a Polonia, Tino. A Polonia. Ce ne sapete. Proviamo a dirgli che non è un posto sicuro per stare qui con il bambino piccolino. Sì, prova, sì. Eh? Sì, conviene, sì. Non avevate pulito mezz'ora fa? Mezz'ora? Di meno? Neanche 10 minuti. La situazione è proprio sfuggita di mano, è vero? Cioè sembra che sia un porto franco, una giungla totale. Purtroppo, ce la fai. No, non ti dudo, non devi fare niente, il tuo lavoro devi fare, lo fai egregiamente. Complimenti, eh? Perché prima diceva... Capiti? Cosa vuoi dire? E tu poi lo pulisci. Mi sembra che pure a me ci vuole il 100%.